Thank you.
grazie per essere stato invitato qui. È un onore incredibilmente grande poter vivere il proprio suono insieme a un suono di tale bellezza. Per cui grazie, grazie a chi mi ha invitato, grazie a voi che siete qui a prendere un po' di freddo insieme a me. E... il mio lavoro sui clarinetti è un lavoro di ricerca, ovviamente, però questa ricerca mi porta spesso molto lontano, anche nel tempo. Il brano che suono adesso è un brano sardo, si chiama Non Poto Riposare. E invece adesso vorrei suonare con questo set un po' strano, con cui mi in qualche modo mi esercito da un po' di tempo, è una danza della Tracia, di quella zona dell'Europa che comunemente si chiama Balcani, ma che poi in fondo è l'Europa sudorientale tutta, ed è una danza che si trova in Bulgaria, come in Tracia, come in Albania, ed è un mandilato, se è una danza di matrimonio. Questo è l'arrangiamento di un brano tradizionale che questo incontro si ha per titolo In cammino con arte. Questa melodia è una melodia che è partita dal Perù nel XIV secolo, è arrivata
sulle nostre coste, le coste europee, diciamo, all'alba del XV secolo, ed è diventata un motivo compositivo comune in tutte le corti del tempo, tanto da essere in qualche modo la prima forma di world music che si conosce. E compositori come Corelli, come Marais, come Giuliani hanno scritto, Handel, hanno scritto variazioni su questo tema, che è il tema della follia di Spagna. E visto il posto e il suono di questo posto, vorrei insieme a voi fare la mia di variazione sul tema della follia.
Suonare un brano molto antico, come spesso succede, ed è un brano della tradizione grecanico-salentina, cioè quella parte dell'Italia che in qualche modo ha tradizioni sia genetiche che culturali, etniche con la Grecia, ed è un brano che si intitola L'uruscio del mare, che sta il rumore, cioè, delle onde, della battigia. È una melodia bellissima, secondo me, divenuta famosa con l'utilizzo nel repertorio di molti gruppi di musica popolare, però è una melodia molto più antica, molto, di questa musica popolare, faceva parte di una più profonda tradizione, e quindi questo è l'uscio del mare. Thank you.
grazie ancora. Saluto con l'ultimo brano. Qui si parla di una malattia importante, quindi per chi non è dentro quell'associazione o che è arrivato qui per caso, leggete quello che questa associazione fa perché è fondamentale, è importante. Vorrei ringraziare tantissimo di cuore Valentino, grazie, perché io e Valentino abbiamo una storia un po' particolare, ci siamo conosciuti in giro per l'Italia, me lo sono ritrovato più o meno dappertutto e è un amico che mi ha chiesto di partecipare, io lo faccio con grande affetto nei suoi confronti e con grande rispetto per tutto quello che sta facendo. E questo brano ha un titolo un po' inquietante, nel senso è dedicato a un'altra grande malattia di questi tempi. Il brano è Metastasi ed è scritto per una persona che purtroppo non c'è più. Ed è quindi il mio saluto, perché la persona che ora non c'è più ci ha insegnato, almeno a me e alla mia famiglia, ci ha insegnato a continuare a ridere sempre e amare sempre. Quindi tutto quello che sta alla base del discorso di Valentino, di questa associazione, mi trovo molto d'accordo, cioè dobbiamo continuare a vederlo il cambiamento per poterlo realizzare. Se non lo vediamo, questo vale per le malattie, ma non soltanto ovviamente, non dobbiamo smettere di avere una visione, quindi grazie di far parte di questa visione stasera.
il maestro ci concede un bis. Grazie ancora. Bis piccolino, dai. Però mi dà l'occasione di... Quando faccio cose che mi emozionano, penso sempre a una persona che è stata importante, che è mio nonno, ed è un brano che ho scritto per lui ormai una ventina di anni fa, lui non c'è più da quasi 15, ed è un pezzettino che ha un nome un po' particolare, perché mio nonno veniva chiamato con questo soprannome, non so quanti che non sono di Roma capiscono che vuol dire, però il suo soprannome era Ermeglio d'Acqua della Trionfale, che sta a significare il miglior ballerino della zona trionfale, perché dopo 14 ore di fornace la cosa che più piaceva fare a lui era portare il mangiadischi e i dischi e far ballare le persone nel suo quartiere. Quindi, siccome la musica è un momento aggregativo importante a qualunque livello e qualunque tipo di musica, questo è il meglio da accodare. Grazie ancora. Thank you.
grazie a Marco Colonna per la sua disponibilità e grazie anche per averci dato l'opportunità di ascoltare queste melodie che non sono poi così consuete nel panorama concertistico, per cui grazie davvero per averci dato questa opportunità. Allora, ricordo gli appuntamenti. Allora, l'8 febbraio abbiamo questo convegno e a cui si è aggiunta una cosa che non era prevista in programma, si è aggiunta in questi giorni, una visita al Museo della Cattedrale e ai tesori di Vanni Fucci. È un'occasione particolare perché non sempre è visitabile, perché bisogna visitarla su appuntamento, e in questa circostanza l'8 febbraio c'è l'opportunità di visitarla prima del convegno. Alle 3:30 chi sarà disponibile, chi vorrà venire, è con l'appuntamento accanto al palazzo, antico Palazzo dei Vescovi. E poi, ripeto ancora, l'ultimo appuntamento in cattedrale, il 15 di febbraio, con i concertisti Andrea Trovato al pianoforte e Marco Fulvio Barontini all'oboe. Grazie ancora e spero che abbiate apprezzato questo concerto, sicuramente è stato così. Grazie ancora, buonasera a tutti.